Ben ritrovati, beh, inevitabile che questo Inter-Juve fosse una partita speciale sotto tutti i punti di vista, da quando è iniziato il campionato, poi c'è stato questo sbocciare di Allegri, le battute, guardie ladri, e credo che proprio con quel guardie ladri, caro Chirico, lui si sia accaparrato una bella fetta, per rimanere in tema di torte, di simpatia dei tifosi bianconeri. È diventato sicuro. Un capopopolo, vero? Quello sicuro, perché siccome la Juventus... In cosa pecca la società? Di cosa l'accusano i tifosi? Di non difendersi mai, no? Di non dire mai la sua, di non reagire mai. Una volta tanto, anche con una battuta, Allegri va a toccare un tasto particolare, no? Che praticamente dà molta soddisfazione ai tifosi della Juve, beh, è chiaro che si è tirato le simpatie di tutti. Sì. Cioè, perché quella cosa lì, a Borrelli, avremmo voluto dirla ciascuno di noi. Cioè, pensa come è caduto in basso per avere i tifosi dalla sua parte, da dei ladri alla rivale. Oh, che trovata, che eleganza. No, siccome, ma parla di eleganza lui, è 50 anni che la mena con i ladri, parla ancora del 98. Ma chi, l'allenatore dell'Inter? Cioè, addirittura una sera ho acceso la televisione per caso. L'allenatore dell'Inter? Giro, Scalano, e c'era lui che parlava del 61. manco era nato nel 61, lui faceva polemica sul 61, mimava le telefonate di Umberto Agnelli della Federazione. Presidente della Federazione. Però direi del ladro, a lui si offende. Era lo stesso federale, era lo stesso della Juventus. Sì, pensa che l'allenatore dell'Inter era così signore all'epoca di quella partita particolare del 98, entrò in campo e fu espulso e disse si vergogna, diede del lei per dire si vergogna. Ma chi, Elenio? No, il 98. Però lo stai dicendo. Perché era regolarissimo. Simone. Entrare in campo, no, ma entrare in campo e andare dall'arbitro, sì, lì si vergogni, no? Perché sono entrati in campo, tutta una panchina entrata in campo, esatto. Era regolare. E gli ha dato il rigore alla Juve. Che rigore c'era? Ma loro volevano un rigore che non c'era. Ha parlato quel nostro, c'era. Ha detto che doveva fischiare fallo in attacco. Perché Juliano non si muove, dice. Ha ragione. Che cosa sbaglia? Che non ci fosse rigore di Ronaldo. Giuliano su Ronaldo. Il fallo di Ronaldo su Giuliano. Certo. Anche per me è il sole che gira intorno alla Terra, lo dicevano pure. Ma per te è sempre così? Per te è sempre così. È il sole che gira intorno alla Terra? Io obiettivamente, comunque, la domenica lì ero allo stadio, l'ho vista. Sì, e Giuliano non si muove. Era davanti a me. Ceccarini. Quando si sono scontrati. Ceccarini... Non mi sembrava che ci fosse uno che avesse. A te non sembrava. Fosse andato con. Per me era una cosa. Si poteva o partire con un fallo a due, addirittura lasciar perdere come ha fatto. Subito dopo c'è stato il fallo di West su Del Piero. Quello era nettissimo. No, quello è a San Siro. Quello non poteva. No. Quello che ha fatto il poi rigore. Che tu hai dato il rigore alla Juve. Dopo. Subito dopo il rigore era nettissimo. Ragazzi, non poteva non darlo. Però Del Piero, vista le polemiche. Ha sbagliato apposta. Non lo dire, ragazzi. Io veramente, questo fa capire che anche il VAR, no, non potrà mai essere oggettivo di fronte a un episodio ventennale, trentennale, quanti di più? 26. Ecco, io conti. Siamo qui a dare tre interpretazioni diverse, no? Fallo a due, fallo a tutto il mondo dice che è a rigore, Ceccarini e Marcello no. Tutto il mondo no, tutto il mondo no, perché in quel mondo fanno parte anche gli juventini che chiaramente dicono. Ah, ci sono no. Anche gli juventini che sì, dicono non che non era rigore. Solo voi. Sai come non quando finiscono le storie e si mandano i comunicati social, no? O a mezzo stampa. Differenze inconciliabili, credo che tra gli interisti e gli juventini ci siano delle incompatibilità, insomma, che non possono essere. Ci saranno fino alla notte dei tempi. Sì. Il bello è che quello scudetto, alla fine, l'Albo d'Oro cosa dice? Che l'ha vinto la Juve. E non è che ci sono degli interisti che dicono ah però è il nostro, l'abbiamo vinto, come noi no? Ne abbiamo 20. Come invece no? Loro, quelli che l'Albo d'Oro non gli assegna, dicono ah sono i nostri. Ma perché? Questa è la differenza. Come erano finiti quei campionati? 2004, 2005, 2005, 2006, come erano finiti? Chi era primo? Visto che citi gli Albi d'Oro e citi le classifiche. 4-5 non tu è stato le statistiche assegnato. Lì. Cose come 2004, 2005. 5 non è stato assegnato. Sì, ma allora, com'era finito il campionato? Com'era? Ti ricordi? Me lo dici? Me lo dici? Con chi era finito prima? Che è stato annullato. Chi era finito? Su Wikipedia, se vado a vedere la classifica, chi c'è in testa? Wikipedia l'Inter? Wikipedia dice non assegnato. Sì, ma la classifica Wikipedia la riporta. Sì. Com'era? Com'era? Dimmela. Ma Giovanna, visto che tu li sei Giovanna, tu. Tu non puoi conciliare mai. Poi dobbiamo riconoscere 20 punti di distanza. Dobbiamo riconoscere un giudice terzo. Ma scusa tu, allora domani sera si gioca Inter-Juventus, no? Inter e Juventus sono d'accordo a riconoscere in Maresca, Irrati e chi ci sarà degli arbitri
il ruolo di giudice, se no ognuno dice ho vinto io, no ho vinto io, ma infatti il gol noi stiamo non è discutendo, vero. Ma infatti io non sono, chi è citato? Chi è citato di dirigenti? Gli arbitri di domani. Sì, chi è citato di dirigenti adesso? Nessuno. Non ho citato i dirigenti. No. Io non sono né Agnelli, né, no Agnelli non c'è più, Elkan. Ferrero, Elkan, Scanavino, Giuntoli, Allegri, e non sono nemmeno Marotta. Tu non riconosci quindi la terzietà di un giudice. È chiaro che nessuno si esprimerà mai dicendo non riconosciamo questa terna arbitrale, non lo farà nessun dirigente mai. No, perché voi non riconoscete la decisione. Noi stiamo discutendo qua, stiamo facendo un dibattito pubblico praticamente, perché siamo in televisione e ci guardano tutti, pubblico, in cui ognuno esprime le sue parole. Io personalmente ho dei dubbi su tutta la gestione della situazione. Sì, su tutta l'AIA, no, su tutti gli arbitri di questa annata, di questa stagione. Chiaramente domani un po' spaventato sono, ecco, quindi, per visti precedenti, un po' preoccupato sono. Ma non mi chiamo Scanavino, non mi chiamo Ferrero. Però non mi chiamo i discorsi Allegri. Non è che riguarda tanto, sì, è vero l'arbitro e tutto quanto, ma dato che adesso non siamo a 20 anni fa, cioè c'è il VAR comunque. Finché non si trova un regolamento che sia standard, però per tutti, cioè se uniformità di giudizio. Certo, perché il problema cioè è quello. Te. No. Vabbè, certo che no, sono è da settembre che parliamo della ragazzi, stessa cosa. Ma nel momento in cui un'intervista così forte, pesante, è stata archiviata in quanto e hanno ragione quelli che dicono che è vigliacco mostrarsi incappucciato, ma adesso in luce tutto quello di cui parlavamo noi, no? Che la soggettività non dovrebbe esistere. Sì, però lui ha tirato in mezzo delle questioni politiche. Che l'arbitro non fa carriera in base al fatto che abbia arbitrato bene o male. Sì, Giovanna, ma negli anni scorsi... Anzi, c'è una penalizzazione se viene richiamato al VAR. Cioè, attenzione, ha detto anche una cosa, secondo me, gravissima, perché la penalizzazione è se vai al VAR e poi confermi una decisione sbagliata, ma il solo fatto di andare al VAR non dovrebbe. Ma c'è un equivoco, il barista è un uomo, non è un computer, e quindi fin quando c'è l'uomo, come ci hanno insegnato da Torino per una vita, l'arbitro è l'alibi dei perdenti in una corsa a tappe, però chi più questa forte storia vince. Qua che continua. Oh, ma continuate a seccare con sta tiritera. Perché? Cioè, scusate, ma l'abbiamo spiegata 100.000 volte. Col VAR non può più sbagliare. Sì, per me l'arbitro rimane l'alibi del perdente. Per me rimarrà sempre l'alibi del perdente. Il problema è che in questo momento non è che ti puoi far fregare solo perché tu arrivi fuori con questa cosa qui e pensi che comunque hai ragione tu. No, cioè, oggettivamente, una volta, allora, voi ragionavate sulle sensazioni, perché non c'era il VAR, non c'era la moviola in campo che voleva Biscardi, no? E che però poi è stata messa. Non c'era. Voi ragionavate sempre sulle sensazioni, davate del ladro alla Juve, no, ok? Noi in questo momento ragioniamo su cose oggettive, ovvero delle immagini chiare, e noi ci siamo resi conto, tant'è vero che adesso anche Marianna adesso mi sono fatto prego. Marianna ha detto non c'è uniformità di giudizio, vuol dire che se ne accorta Marianna, se ne sono accorti tutti, no, che non c'è uniformità, che quando dirigono, non c'è mai stata l'uniformità, oggi te ne sei accorto, dopo 100 anni te ne accorgi, le vostre partite dopo 100 c'è anni. Sempre un arbitraggio diverso da quello che arbitrano il Milan, la Juve, la Roma, la Lazio, il Napoli, diverso, prima ti piaceva, adesso devo dare ragione a Michele, adesso ci saranno loro, ma prima c'eravate voi, cioè, quindi voglio dire, non è che potete scusate, ma la verità di che? Come crudeli, allora, se adesso ci sono loro, prima c'eravate voi, comunque. Ma perché il ragionamento è sempre lo stesso, il filo conduttore è lo stesso, finché non ci sono delle regole, perché gli altri campionati funzionano e quello e questo non funziona? Perché quando tu prendi, sì, però quando prendi, vi basavate sulle sensazioni. Ma quali sensazioni? La moviola si faceva la sera nelle trasmissioni, il giorno dopo, si è sempre fatta la moviola. Ma non andiamo a parlare veramente di 20 anni fa, guardiamo un attimo le cose adesso. Cioè, quante volte abbiamo discusso appunto in diretta e tutto quanto fuori gioco, perfetto, allora non è chiaro se si deve prendere un fermo immagine, un frame diverso dall'altro, la luce, le cose, cioè, ma anche lì dico quante volte abbiamo detto è assurdo annullare dei gol perché c'è mezzo centimetro, ma quello che mezzo, dice Marianna eccetera. L'arbitro, cioè, questo pesa veramente tanto sulla classifica. Ma siamo d'accordo, ma ha sempre pesato. Comunque, ragazzi, cosa che loro non hanno mai ammesso. Posso dire che è stato, io ribadisco, voglio sapere se Crudelli e poi Gianbruno la pensano come me, poi naturalmente tutti voi, Allegri è stato geniale nel ribaltare quello che per anni è stato il comun pensiero da bar del tifoso nero-azzurro nei confronti della Juve, ribaltarglielo senza
perché con la metafora di un gioco. Ha detto che non le fa più. No, Giovanni Fabian ha pareggiato. Però si è messo al bar senza essere gol in diretta, gol in diretta. Ha segnato il Bologna. Non guardi i ladri. Quanto è innervosito Borrelli, secondo te? Sono problemi suoi. Se non sa accettare le battute, eventualmente. Era è una un battuta? Perché Maronda si augura. Che riflette un pensiero. Che condividi. Attraverso le battute sai quanti pensieri abbiamo espresso. Mamma mia, quante io. Me ne fate allora? Se vado a ripercorrere in 15 anni tutte le battute che hai fatto a me, ci credevi? Allora mi preoccupo, mamma mia. No, quindi un fondo di verità, insomma, no? Beh, secondo il suo punto di vista. E secondo il tuo c'è uno spostamento della bilancia a favore dell'Inter negli errori? Ci sono stati, ci sono e ci saranno. Dillo pure. Non aver paura. Dillo. No, scusa, se disturbo, dimmelo. Dillo chiaramente. Ci sono e ci saranno sempre degli errori a favore o contro Tizio Caio Sempronio. Perché certe decisioni spesso sono soggettive e quindi condizionate da quello che è in quel momento la decisione che si assume. Perché mi guardi come se stessi facendo un ragionamento a capocchia? No. Perché questo è il discorso della soggettività. C'è chi la include, la mette nel conto, e c'è chi come Mariana dice no. Se c'è il VAR o Marcello, non deve esserci soggettività. Ma anche, quando non c'era, perdonami, sì, io sono convinto, oggettività, tutti non siamo convinti che il VAR ha ridotto in maniera drastica gli errori che si commettevano. No. Sì, no. Ciò nonostante, non è anche il VAR ogni tanto sbaglia delle valutazioni, commette degli errori. Però, perché è umano, si mancherà un umano. Ma allora a questo punto facciamo veramente usare d'ora in avanti il VAR dall'intelligenza artificiale. Almeno la programmiamo e dopodiché lei decide, basta, in maniera oggettiva. Ma scusa, se uno vede senza l'uomo, no, senza l'uomo. Senza Irrati, senza Maresca, senza Massa, senza nessuno, senza Borrelli, che sta anche Borrelli a spiare. Un'intelligenza artificiale, un robot che non c'è oggettività, è che tu, quando noi vediamo al processo il lunedì gli episodi, con Marcello eravamo insieme, a Genoa-Juventus, gli hanno fatto vedere un rigore per il Genoa, e lui è rimasto che c'era solo un rigore per la Juve, l'altro lo rifiuta. Lui vede il pugno di Gatti e lo rifiuta nel conteggio. Lui vede solo Bologna che vuole vedere. Col pugno di Gatti. Sì, tu vedi solo quello che vuoi vedere. A me quello che mi dà fastidio è che nell'anno in cui l'ha detto persino lei, che è anti-juventina, ti dice avete sempre ritorno. Adesso però loro sono come voi eravate prima. Quindi anche lei ammette che quest'anno c'è una degenerazione a livello di errori nei confronti loro. Arrivano perché non è solo Borrelli è il capostipite di una genea di interisti che vanno facendo la loro controlista per dire perché la Juve è il pugno di Gatti e come è cambiata tutta roba che di cui ci siamo dimenticati. Solo tu ti sei dimenticato. Ma ci sono dimenticati perché non ne parla nessuno. Perché di Bissek ne parlano tutti. Fatti la domanda perché. Capisci? Nella spinta di Bissek ne parlano tutti. Esatto. Di Cambiaso a Genova. Hai ragione. Non gliene frega niente a nessuno. Raggiunto. Frega solo a te perché non sai cosa dire. Siamo d'accordo. Perché per non sai prima cosa volta. Dire. Mettiamo gli altri. Siamo d'accordo. Gli errori, l'ha detto adesso, ci sono stati anche nelle sue partite, ma parlano tutti di quelli dell'Inter. Perché i vostri sono clamorosi. Ah, il pugno non è clamoroso. Sono clamorosi. L'arbitro incappucciato che tu neghi, ti ha riportato la realtà. Tu neghi a Firenze che sia esistito qualcosa. A Firenze ci sono almeno un gol da annullare. Un gol da annullare, un rigore da dare alla Fiorentina. Ecco, però loro negano anche questo. Sono capaci, ma loro così sono andati avanti per una vita. No, a negare sempre quello che fanno gli altri. E a sempre esaltare quello che fanno loro. E così si sono dati la patente di onestà. Che non hanno, perché i più disonesti sono loro, perché falsificano tutto. I più disonesti sono loro, perché falsificano tutto. Le sentenze di Firenze è altra cosa. Disonesto non te l'ho mai detto. Però non si può ribaltare la mano. Perché scusa gli episodi? Allora, fammi sentire Mariana, poi rispondi a tutti e due. No, ma solo velocissimamente su Juve-Verona, l'arbitro anonimo. Sì. L'arbitro anonimo tira fuori Juve-Verona due episodi. Com'è passata la storia Juve-Verona? La partita in cui la Juve ha avuto due gol annullati. Sì.
L'arbitro anonimo tira fuori che nella stessa partita c'è un rigore netto per il Verona e un'espulsione non vista per la Juve. Sarà interista. Lui dice, sarà interista. Solo quella la ricordi sarà solo interista. Tu. E questo è il problema. E sarà interista. Che non lo ricordano se no, tutti. Se non era anti-juventino, le Iene lo intervistavano proprio. Ma se tu se non era anti-juventino, non lo intervistavano proprio. Infatti, guarda a caso, stiamo tutti Italia, sta discutendo quest'anno degli errori riguardanti l'Inter. Italia. Arriva l'arbitro anonimo, cosa tira fuori? La vostra controlista. Ma anche Pulisic. Anche Pulisic. Ma perché la contabilità? Tu alcuni episodi li conti altri, se dovevi fare la contabilità devi mettere tutto, se no non è valida. Io metto le cose evidenti, sì, no, però, le cose però, che ti convengono, ecco, sul risultato. Però ha dato l'assist giusto, Michele, su questa cosa, ovvero è vero. Allora Marcello dice: io guardo le cose evidenti. Evidenti cosa vuol dire? Il rigore, il fuorigioco, sì. Queste cose qua, perfetto, sì. Però Michele dice invece bisogna guardare anche il generale. Il generale cosa significa? Che bisogna vedere anche l'arbitro in campo che metro utilizza di giudicare la partita, perché c'è quello che lo sfiori e dice è giallo, c'è quello che invece lo butti a terra e fa proseguire il gioco. Quindi ci sono dei metri comunque di giudizio che sono diversi da arbitro ad arbitro, e il VAR poi comunque li giustifica in qualche modo o li punisce poi in altri modi, perché nel senso possono esserci degli errori evidenti, ma se l'arbitro per tutta la partita ti dice non valuta gli spintoni, non valuta... Vabbè. Appunto, queste cose, cioè, ripeto, secondo me diventa troppo soggettivo per quel che riguarda l'arbitro, mentre dovrebbe essere un po' più oggettiva la cosa da parte del VAR. Ma sai qual è la particolarità di tutto questo? È che quello che dici tu, dici, l'arbitro deve, la avere, spinta, deve, ieri, avere, deve ieri, avere un sì, giudizio se dici, uniforme. Appunto, appunto se tu dici c'è il un gol che era da annullare perché c'era un fallo ma centrocampo, se l'arbitro ti dice io finora ho valutato così il gioco, allora non puoi rimproverare il VAR dopo. Come mai la vostra canzoncina? Come mai? La tua? La sua, quella lì che come faceva... Come mai, ma chi sei? La Champions non la vinci mai. Sì, la cantava il gol, la cantavano gli interisti. Veramente? La Come mai gli arbitraggi che hanno loro sono sempre differenti dai metri di giudizio che usano gli arbitri con le altre squadre? Come mai? Questo, va bene, questo è capita giusto. Sempre con loro. Ma come? Sempre. Borrelli a questo sioma si ribella. Allora, devo dire che l'arbitro incappucciato ha un po' distribuito, ha preso due episodi. Ha distribuito della niente, Juve, ha solo citato di loro l'Inter Verona. Ma scusa, no, ma oggi Giovanni la vigilia. Marcello riconoscerà il campione d'Italia 2023-24 o lo riconosce solo se vince la Juve? Mettiamoci d'accordo prima della partita. Beh, adesso esagera. No. Vedi che esagera sempre. Fa la vittima ed esagera. Io riconosco sempre quello che viene scritto sull'Albo d'Oro, quindi non ne hai 36 di scudetti. Allora, beh, ma questa cosa non riesco. Poi, a tra l'altro, scusami, io sono quello che ritiene che comunque a livello al di là, al netto di tutti gli errori, l'Inter è la squadra più forte. Sì, 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 ma anche sì, per certo. Me la Juve sta certo, facendo ma... un grande campionato. Ragazzi, non sviolinarmi. Perché il Milan oggi non è primo o secondo, perché Inter e Juve stanno andando oltre le previsioni Inzaghi, e i limiti. Perché io dico scintilla anche perché distanza. Il Milan ha avuto degli infortunati che voi non avete avuto. La Juve non anche ha le coppe, ha fatto 6 partite in meno, quello è un vantaggio. Anche per quello, un gran numero di infortunati non è una giustificazione. Beh, però è una constatazione che ci sta e che incide sicuramente sui rendimenti. Manca tutta la difesa, voglio dire, pure i rincalzi della difesa, devi giocare con chi? Richiamare Gabbia. Cioè far giocare Hernandez. All'Inter sono stati concessi 9 rigori. Tutti e 9 realizzati. Sì. Con un rigore per il Bologna chiamato 2 dal VAR. Come spesso succede con l'Inter, il Verona, il Bologna, l'ultima... Anche l'anno, Bologna. L'anno dello scudetto del Milan ci fu quella partita scellerata a Bologna, no? Mi pare, sì, dell'Inter. Sì, sì. Con Arnautovic era contro e segnò il 2-1. Anche lì un episodio che per esempio è tra quelli che piacciono a Marcello perché sono entrati nel dimenticatoio. L'1-1 del Bologna è straviziato da un fallo su Perisic. Pensa che Inzaghi ha protestato così tanto, è stato ammonito, ma nessuno lo ricorda mai quell'episodio. L'1-1 di Bologna-Inter quando che poi divenne 2-1 di con la papera di Radu. Quindi non doveva perdere l'Inter, no? Quella partita no, c'è semplicemente un gol irregolare, ma nessuno ha detto lì da ovviamente nella partita decisiva che l'Inter recupera e perde,
loro riescono a trovare l'episodio per non dire... Non riescono, c'è, però, c'è però l'episodio. Però bisognava annullare... Beh, Borrelli è una moviola vivente. No, sì, cioè, è la contromoviola, non è la moviola. No, ma sai perché, è la contromoviola nerazzurra. No, ma cioè, sai loro, perché... lui si esamina tutte le partite, tutte. va a beccare esatto. L'episodio e poi lo inserisce esatto. No, nella contromoviola. Esatto. Ma sai perché? Perché noi siamo abituati da 100 anni a questa parte a fare ste cose. Invece voi adesso vedi, sono abituati, sono abituatissimi. Io sono d'accordo con voi quando adesso dite che gli episodi e le decisioni non si compensano, quella favoletta che poi alla fine si compensano, no, che si compensano, dipende quando arrivano, in che momento della stagione, in che partita, ma voi avete sempre detto che si compensano, siete i piangini, fare la vocina, l'alibi dei perdenti, fare la vocina, che non facciamo così, dicevate, non facciamo così, non parliamo, salvo poi però avevate quell'eccezione, quando andavate a giocare Real Madrid-Juventus c'era Buffon che diceva, ma come fai ad annullare un gol, tu non sai la mia carriera, cosa è successo all'andata, hai un bidone della spazzatura al posto del cuore. Ha detto la carriera, ha parlato della carriera. Ha detto che a quel punto della carriera tu non puoi così deprimere un percorso fatto. Era rigore, quella sera lì era rigore per te? Era rigore? Quello del Real Madrid? Sì. È una spinta netta. Ma infatti Buffon mica diceva... Non avevo dubbi. Ma è bello sentirli, perché chiaramente... Ma io, Marcello, ti posso dire degli episodi a favore della Juve. Se vuoi te ne dico mille. Mai una volta che riescono a dire, beh, però quella volta la Juve l'hanno fregata. Sì, te lo dico. No, loro riescono sempre a dare ragione all'arbitro. Ma non è vero, in Europa ti è successo spesso. Poi però gli amici degli arbitri erano nostri, Moggi faceva le telefonate. No, loro sono sempre presenti. No, tutto quello che hanno fatto, le registrazioni che abbiamo, no, in cui si chiede metti collina, no? Poi addirittura che gli dicono, sai come si fa ad alterare, Marcello, il, ti è successo il, spesso in Europa di sorteggio, essere sfavorito, no? Ma sai che non si può fare, ma dai che sai come si... non è una telefonata di Moggi, non è una, è una vostra telefonata, Marcello, però spesso... loro questa se la dimenticano. No, Marcello, spesso questa succede... se la memoria la guarda prendono. Che forse non ti ricordi quello che dico, perché io ho sempre detto che invece in Europa è successo tante volte siete stati sfavoriti, ma non quella volta del bidone al posto del cuore, no, non quella volta in coppe perse, in finali perse è stata sfavorita la Juventus, però l'ha perse, quindi l'arbitro incide, mentre voi avevate, voi in Italia dicevate che vinceva la più forte, in Europa scatenati a protestare contro gli arbitri erano le allora in Europa cambiavano in Italia, filosofia, carnefici in Europa vittime, cioè, di chi, di un potere più forte, quindi quello che dico, Madrid, bisogna essere coerenti, o l'arbitro può incidere perché scusami, Real Madrid non è potente, assolutamente sì, Barcellona non è potente, assolutamente, ah, allora sì, lo chiamano la Juve d'Europa, lo chiamano la Juve d'Europa, che cade dal pero questo qui, tra l'altro, scusa, facciamo cronaca, vai tra l'altro. Certo. È stato citato il Real Madrid oggi, indiscrezione dei Le Parisien, dal 1 luglio Kylian Mbappé sarà un giocatore del Real Madrid, è arrivato l'accordo definitivo dopo due anni di trita e ritrita. Ecco, a proposito di polemiche, siccome tutti dicono che succedono solo in Italia, oggi su tutti i giornali spagnoli, soprattutto i catalani, c'è l'accusa di Laporta, presidente, e Xavi, allenatore, che non riconoscono i punti del Real Madrid, perché dicono che quello che è successo nella partita con l'Almeria, la partita dello scandalo, è successo troppe volte, che non si può andare avanti quindi così. Quindi anche lì non è che navighino in acque. Ma anche in Inghilterra, ci sono polemiche quest'anno a non finire, sul VAR che non sta aiutando, le linee che non sono messe bene, in tante partite, compresa tutto... l'unica sconfitta del Liverpool, no, ma di quest'anno. Tanto, se fosse successo al contrario, tutto quello che ha favorito l'Inter quest'anno, no, fosse successo alla Juventus. Ma è successo davvero così? Tu, io non voglio pensare come avrebbe reagito Borrelli. Però, guarda, facciamo questa lei domanda anche, ai non diretti però interessati. Però Borrelli come avrebbe reagito? Gli interisti, i candidi angioletti interisti, senza pena e senza... Hai ancora in mente lo smoking di Materazzi. Immacolati interisti. Come avrebbero reagito se tutti quegli episodi, anche gli ultimi di Firenze, fossero stati in Fiorentina, Firenze, Juventus, cosa in Genoa, Juventus, in cos'era l'altra? Juve Napoli, Juve Udinese, Juve Lecce, citano tutte le partite, l'altra come Juve Verona, fossero successe, cosa avreste fatto? Marciavate su Torino, Juve Verona, andiamo a riprendere, marciavate sulla Torino Milano e dritti verso la sede della Juve di sicuro, ma di Juve Verona, allora, ma ha ragione Chirico che con la mole di materiale di errori, grazie, non prego, pro Inter, ma che hanno comunque insomma favorito un po' l'andamento della partita, se fossero successi dall'altra parte ci sarebbe stata la marcia su Roma, cioè sono così tanti, pesanti, importanti. Tutto quello che volete, è chiaro che quando ci sono i torti
che hanno comunque condizionato il cammino del campionato e la classifica, ci sono delle polemiche a non finire. Purtroppo fanno parte dell'ordine naturale delle cose, gli errori. Adesso si sono ridotti con l'avvento del VAR, ma ci sono lo stesso. Però la cosa inconcepibile, errori. Tiziano, è che non si devono solo ridurre, non si devono solo ridurre, bisognerebbe del tutto quasi azzerarli. Perché quando tu vedi una cosa con la macchina, la tecnologia, e lo vedi, è ineccepibile, quella cosa lì non può, allora, non può capitare, non può essere interpretata. Io sono e quindi tu lo devi azzerare. Anche quando vedi le cose con la tecnologia, fanno discutere, che hai visto in una prospettiva infatti, piuttosto esatto, che nell'altra. Infatti cosa ti ho detto? Io prima lanciavo una provocazione, ma secondo me se la macchina fa tutto da sola, tu programmi la macchina, un po' come l'algoritmo. L'algoritmo è una cosa tecnologica, no? Che viene programmata e poi lui si comporta a seconda di come l'hai programmata. Noi programmiamo all'inizio della stagione un robot con l'intelligenza artificiale che va a Lissone e guarda le partite. Io mi fido più del robot, che degli arbitri dell'AIA che ci sono adesso. Allora, personalmente. E la spinta come la valuta il robot? Ragazzi, come fa? Ragazzi, tranquillo, infatti, che lo programmi bene. Ma infatti la cosa ha spinta, ragione. Spinta, annullamento o rigore. Ma non tutte le spinte però sono fallo. Beh, ma infatti Marianna ha ragione, finché la soggettività starà anche nel metro di valutazione, perché quando Rocchi dice che la presa, no, la cintura di Lautaro su Lobotka non è mai fallo e spera che se succedesse un fallo del genere in area di rigore non sia mai fischiato rigore, per me è grave, perché per me quello per me è fallo, per me è fallo. Anche per me è fallo. Allora bisogna quindi capisci che abbiamo un designatore che avalla, fomenta il fallo di Darmian, no, su Chiesa non è fallo. Ma da quello di Darmian su Chiesa è una roba ma solo tu lo dici in Italia sta roba qua. No, non so, Juve Inter che c'era il gol da annullare all'Inter. Non sono solo, no, mi devi trovare nemmeno Tutto Sport il coraggio di dire una roba del genere. No, anche Tutto Sport no. Chiamiamo Vacciago, sentiamo se parla è il grande direttore. Ma voi ve lo ricordate? Era una partita importante, non credo che non. Perché se no passa pure questo, perché pure Juve-Inter c'è l'episodio. Ve lo ricordate, Darmian Chiesa? Ma ne abbiamo discusso anche qua. Abbiamo detto tutti all'unanimità che non era assolutamente fallo. L'unanimità, non eravamo 10 Borrelli, non c'era la famiglia Borrelli qua. Eravamo variegati. La famiglia Borrelli all'unanimità dice che quello non era fallo. Ma qua Alberto, te lo ricordi, Chiesa Darmian nel gol all'inizio dell'azione del gol dell'Inter? Quello è fallo. Fallo. La spinta, ma la spinta gli guadagna la posizione esterna davanti. E c'è addirittura qualcuno sui social che fanno i fotomontaggi per dire fallo. Che sembra. Siamo in due. Fallo. Non è... Ma cosa stai dicendo? Ma veramente no, quello lì è fallo. No, adesso allora chiediamo alla regia di andarla a prendere. No, perché se lui non può mettere la regia. Non lo so. No, e poi però allora se scendiamo negli episodi, perché no, se mistifichiamo la realtà fino a questo punto, no. Che fregatura, però. L'hai chiesto già, ma magari mi ricordo male, ma si ricorda male, lo sta dicendo. Bisognerebbe vedere. Non c'è una moviola al mondo che ha detto che quello è fallo. Tu te la ricordi? Perché sono curiosa adesso di questo. Eravamo a scuola insieme io e la moviola. Non vai a dire roba del genere. Ma sapete che cosa facciamo? Cerchiamo di andare negli archivi di questo. Mi date la data? 26 novembre. 26 novembre, brava Montanino. 26 novembre. No, lo so perché era il mio compleanno e c'ero. Auguri Marianna, un po' in ritardo. È andata pure a guffare. Ero pure andata a vederla. Tu eri allo stadio. Era io sono d'accordo con te. Rivediamo per capire la sua. Ma come può una del Toro andare a vedere la partita della Juve? Dove lo dovete dire? Per guffare. Infatti con l'Empoli ha funzionato. Molto bene, devo dire. Hai visto? Molto bene, ragazzi. Devo dire che Gianbruno la domanda me l'ha detta come l'uomo che non deve chiedere mai. Chi è l'Egermaster per me? Mi sembravi un grande. Non era fallo. Cioè, com'è che ripeti, scusa, la sicurezza con cui con occhio clinico, con l'occhio clinico, non si ricordava, poi è partito il database. Sì, poi sono tornato sul pezzo. I pugni di gatti a Kvaraskeli, a Juric te li ricordi? Alberto Gianbruno, te li ricordi? Quali? I due pugni di gatti no, però, a Kvaraskeli. Però vedi no, com'è. Perché tu mi dici che non era fallo. Non devi prendere tutti, sui pugni di gatti siamo d'accordo. Ah, sui pugni di gatti siamo d'accordo, ha detto. Allora voi a casa, lo vedete com'è? Allora, noi stiamo parlando, lui stesso ha lanciato il fallo di Darmian su Chiesa. Fallo per te. Gli dice, anche per Gianbruno. Solo per voi due nel mondo, ma adesso si sta tirando indietro. Su un altro episodio che non c'entra niente con quella partita. Sempre così. No, Darmian non è fallo mai. È sempre così. Nessuna moviola al mondo ha dato fallo. Lo stai dicendo tu. Gianbruno invece ti ha detto che c'è, per me c'è. Non lo so, avrà alzato il gomito stasera. Quale cosa per lei? Forse non puoi dire una roba. Guarda,
una che si dice che non c'è lei. Non lei ti dice che è un ubriacone, sì, ma uno che dice che ha fatto un ubriacone, hai capito? Guarda che domani vince la Juventus. Ma sì, ma allora, può anche vincere, ragazzi, ma quello rimane un non fallo. La cosa bella che voglio vedere, questa sicurezza di Gianbruno, di Chirico, in opposizione al vostro dire assolutamente Marianna mai vuole vita, rivederlo. Mai no, io e Michele vogliamo rivederlo, infatti. A costo di fare la moviola umana, quell'episodio ci sarà. No, cerchiamo. Ben ritrovati, beh, ci siamo movimentati anche in pubblicità per andare a rivedere quel reperto che poi non è tanto archeologico perché insomma è successo il 26 novembre e siamo divisi, E allora... Tu cosa hai detto? Tu l'hai visto? Sì. E cosa dici? Devo dire che vedendolo... Quindi siamo in tre. No. Tre contro due. Veramente, dici che manca fallo. Tiziano però. No. È fallo Tiziano per te, non gliel'avete fatto vedere. Allora, posso alzarmi e lo faccio vedere? Porta, vai da Tiziano e faglielo vedere perché lui è discriminante. Porta il tablet a Tiziano e vediamo. Così l'ultimo per è lui. Per non possiamo mostrarlo, però almeno lo faccio vedere a Tiziano. Perché anche come moviola umana non si può molto... Poi te lo faccio rivedere anche a te. Ma fagli vedere però quello. Lo facciamo io e Borrelli, lo faccio volare per aria. Dai, Borrelli, allora fallo tu e Chirico. Do un cartone che vede. Questo è in campo largo. Guarda Damiano su Chiesa, prima così. Sì, vediamo se ora c'è la ripetizione. Sì, però ragazzi, ripeto, valutiamo adesso. È fallo. Cos'è? È fallo o no? Ma com'è? Fallo! Fallo? Fallo come? Clamoroso! Clamoroso! Ecco, questa la volta dopo la partita, il lunedì eravamo qua a commentarla, nessuno c'era lui, c'era lui in collegamento. E quasi tutto lo studio, eravamo con Federico che facevamo la moviola e quasi nessuno. Lunedì. No, lunedì eravamo ancora anche tu. C'eravamo tutti ed eravamo con Federico a fare la moviola e tutto quanto. E non era. Ti ricordi? Quasi tutto lo studio aveva detto che non era fallo. Ma erano tutti per il metro di arbitraggio che avevo utilizzato da dare. Non ti ricordi chi c'era presente quella sera? Cioè, non ti dire che lo guardiamo due mesi dopo. Ma non no, ragazzi, ma scusa, l'ha detto Tiziano che era al di sopra delle parti. Come l'hai definito? Clamoroso. Ma evidentemente Alberto è andato a prendere chissà che tipo di angolazione ma che sembra? Faccio vedere. Ma quella di Dazon, ma che angolazione? Quella di Dazon. Ma arrampichi proprio. Ma dai, è andato a prendere la... Gianbruno manipola le immagini. Sono il valletto, allucinante. No, io perché non è mai fallo. Devo dire che perché non è mai fallo, spiega. Ma dai, prima perché, con la mano perché e poi Darmian, con la Darmian si frappone tra Chiesa e il pallone. Sì, ma in maniera fallosa. Non gli dà nessuna gomitata. Ma non è la gomitata, ma lo sposta. Con la mano lo sposta, quello vola per aria, sì, guarda come ma vola. Ma per aria. Ma la spinta non era farti cadere per terra, ma dai. Quante volte abbiamo detto che Cuadrado faceva l'attore si tuffava? Anche in questo caso quella non è una manata che ti tira per terra. No, c'entra perché criticavamo che Cuadrado si buttava per terra, la minima spinta è uguale. Ma guarda, ma io non solo devo sentirmi a quello, voglio che non sia lei. Abbiamo vinto. Ma non è vero. La prendi tutte le movie del 27. Ma come tra due? No. E Marianna, c'è da valutare l'intensità, scusatemi, della manata. Non è una manata che ti butta per terra quella roba, dai. Cioè, la gamba di Chiesa in mezzo alle gambe di Darmiano. Dica. Con grande dispiacere. Prego. Se vogliamo metterci lì e te la faccio vedere la manata. No. Scommettiamo. Guarda che veramente. Ti fai male. Io ti fai male. No, io ti faccio male. No, ma tu non devi fare niente. No, ma te la tiro io. Allora, quindi, no, un attimo. Gianbruno, potrai stimolarlo però, anche se prendi la manata. Se io faccio Darmian e ammetti che mi tiri, mi butti per terra, ma non ti butterò mai per terra con una manata così. Hai le gambe divaricate così, non perdi l'equilibrio per quella manata. Dai, ma però in velocità basta poco. In velocità basta poco per cadere. Secondo me, no. In quel caso lì, secondo me, ma uno sport in contatto. Visto tutto il metodo noi che abbiamo giocato a calcio, siamo in grado di fare delle valutazioni magari al di fuori del coinvolgimento emotivo. Sì, ma appunto, penso che qua abbiamo giocato tutti a calcio almeno una. Noi che abbiamo giocato a calcio, noi che abbiamo giocato a calcio. Aspetta, allora chi vediamo un po'. Dov'è Brambati? Ma che livello? Chi è che non ha mai giocato a calcio? Ma scusa, alzi la mano. Ma scusa, ma quali paura. Livelli? No, ma io ho giocato a calcio con i miei amici al parco. È venuto l'assessore a portarmi la maglia. Ma infatti qui c'è solo Borrelli che non ha mai giocato a calcio. No, perché ho giocato io nelle cortile. Come vuoi che giocavo Borrelli? Ma chi lo prendeva Borrelli? Dai, ultimamente ero guarda.
guardi, ti vuoi giocare a calcio? No. Sì, beh, ma no. Ma perché invece ha giocato nel Tottenham? Ha parlato libero della Juve, della Nazionale, ha parlato. Dove hai giocato? Io più fisico di te. Ma dove hai giocato? Io non ho giocato nessuna parte. Io non devo vergognare. Ho giocato con i miei amici. Io volevo fare anche la scuola calcio. Mio padre mi ha vietato di andare a scuola calcio, capisci? Perché mio papà era uno che mi diceva: no, tu a calcio non giochi, vai a studiare. Capisci? Sì. Però allora giocavo con i miei amici. Vabbè, non ho fatto calcio agonistico. Quindi mi tiro fuori. Mi tiro fuori perché ci sono qui persone che invece... Lei ha giocato nel Toro femminile. Ma che Toro lui femminile? Che ha giocato nel Toro femminile? Ho giocato a calcio, nel Toro femminile. Quando mai ho detto Toro femminile, che manco c'era la squadra del Toro all'epoca. Bottiglierese, va bene? Vabbè, la Serie D. Io non ho giocato neanche in Serie D. E ti sta spiegando come Darmian si frappone tra Chiesa e la palla senza fare fallo. La Bottiglierese, bottigliera alta. Vicino a Chieri, dove avvicina? La bottigliera alta, c'è... Comunque ma che bottigliera alta? Non è il blasone. Non è il blasone della squadra, è il fatto di essere entrato in un campo di calcio. Ma non è entrato, aver giocato a calcio. Non una partita, due partite. Diverse stagioni. Ma dove hai giocato? In seconda categoria. Ah, vabbè, allora. Dilettanti, ho capito. Se giocavi in Serie A, non dilettante. Sei un dilettante. Campionato amatori, però va bene. Vabbè, di calcio dilettanti. Non è che ha fatto Inter e Nazionale. Ma chi ti ha preso? Che scuola? Le Marche ho giocato. La squadra del paese. Le Marche ho giocato. Alzara di Puglia. Io nelle Marche ho giocato. Grande, grande storia. Tiziano invece aveva. Vabbè, come suo figlio Andrea, il piede sinistro. No, lui ha giocato anche nei pulcini del Milan. Lui ha giocato anche nei pulcini del Milan. Sì. La partita in cui c'è Milan-Santos, lui fa la partita inaugurale coi pulcini. Quando c'era Pelé che gioca, lui è andato a fare la partita coi pulcini. Beh, a San Siro. Beh, insomma. Ecco. E tra l'altro devo dire che questo aspetto, cioè, è sempre messo in evidenza le sette Champions, ma il fatto di questo aneddoto l'ho scoperto da Chirico, quindi ti fa onore. Mi tolgo chapeau. No, me l'ha raccontato e mi ricordo questa cosa. Senza fare il fenomeno, ho giocato militare nel Porto Potenza delle Marche, quindi nel Porto Potenza Picena, ho giocato nei giovanili del Milan. Non era un grande giocatore, era un terzinaccio di quelli che randellava e tecnicamente non ero nulla di eccezionale. Però era un Burnic, un potenziale Burnic. Non certo Maradona e Pelé. E poi sto Burnic. Mestiere lo faccio. Sono presidente del Cimiano e Compagnia Bella, dove fra l'altro lunedì ci sarà la presentazione al centro di Milano del torneo Italo Galbiati, alla memoria di Italo Galbiati. Grande. Un campionato riservato anche alle squadre professionistiche. Come siamo arrivati a Galbiati? Con te che hai detto che Juve Inter all'andata c'era l'errore. Tiziano, da giocatore, poi a presidente, a commentatore, amante, giornalista, appassionato. Insomma, Borrelli, ci manca il tassello. Ma chi se ne importa? Lì ha giocato in Puglia, lì ha giocato tra gli amatori. Ha giocato tra gli amatori in Puglia. Quello lì lo potevano prendere. Ah, seconda categoria, allora sì. Mica hai una competenza... Ma che c'entra? Ma la competenza, stiamo parlando in modo giornalistico. La competenza si acquisisce anche con la militanza... delle intere stagioni in certe categorie. Il tuo amico Arrigo Sacchi ha sempre detto che per essere un grande Fantino non devi essere stato tu cavallo. Tu non devi parlare di Arrigo Sacchi con me perché io sono stato ospite, sono molto amico di Arrigo Sacchi. Quindi per dire che quello di Darmian su Chiesa è fallo o no? Allora, assolutamente no, uno che ha giocato nel Milan, no, nelle giovani, dice che clamoroso per me. Lei che ha giocato una Bottiglierese dice che non ma cosa c'entra? Cioè io ti sto solo dicendo, se tu ti ricevi una manata del genere con le gambe le hai messe aperte, non perdi l'equilibrio in corsa, se andando così, sei una gran bella ragazza, ma lascia stare al calcio maschile, lascialo stare. Guarda che le tiro forti, qua siamo alle tira forti le punizioni, le tiro forti, anche le lecche, insomma ha detto che minacciato, nel senso che anch'io come lui giocavo in maniera abbastanza dura. Ah,
no, nel allora, senso Marianna che anche io giocavo in maniera molto dura, delicato, è una che anche lei era rocciosa, coriacea nel sì. gioco, non era un tocco di burro ballerina, così non è che sia coriacea, no, è coriacea, è coriacea, ascolta, tocco di burro, ascolta, aspetta, tocco di burro, guarda che coriacea, il calcio femminile ha lo stesso onore di quello maschile, quello è un altro discorso, quello è un altro discorso, dobbiamo dire, no, vabbè, ma sono due mondi diversi, io sono la prima che dice non puoi mettere, ma no, ma non si può mettere assolutamente sullo stesso piano, velocità diversa, forza diversa, tattica, tutto diverso, quello. Assolutamente, è uno spettacolo diverso. Grazie Gianbruno perché hai aperto. Perché va via? No, dove vai? No, non vado via. Hai altri? No, questo era per rimarcare il fatto che tante volte al VAR vengono assegnati dei calci di rigore che, se andiamo a vedere la globalità dell'episodio, la dinamica, la velocità, probabilmente non si darebbero. A velocità reale tu non daresti mai un calcio di rigore che poi alla lente di ingrandimento ne dai 50. Dico, la sostanza vedi, è questa, perché secondo me in corsa basta essere sfiorato per cadere. No, ma lì proprio, dai, non è un appoggio. Allora, cioè, qui stiamo facendo passare che Darmian si è solo appoggiato. Ancora con Darmian? Cioè, gli fa fare un volo a chiesa incredibile. Le immagini sono su YouTube, chi vuole in velocità... Vero. Cioè, allora, dai, però ragazzi, no, è perché lo sfiora, per me è fallo. Sostenere quasi che lo sfiora. No, ha detto lo sfiora. Cosa fa? Si frappone. Allora, ma non è, no, ma non è una cosa col braccio da buttarti per terra. Col braccio, la braccio è fallo. La pericolosità del anche, ma ne avevamo parlato proprio con Brambati, c'era, e anche Brambati, con e con Ferri. Anzi, allora era Ferri con noi. No, hanno detto proprio, noi che abbiamo giocato e tutto quanto, non è che per una cosa così, andando tra l'altro in senso opposto, non è che ti scaraventa per terra e ti fa fare un volo di due metri indietro. Ma se tu sei già in velocità, l'altro ti arriva in velocità. Basta cioè, si che sono ti visti, faccia così. Ma non è vero, ma non è vero. Vabbè, allora, ripeto, il visioni, metro, ma poi l'abbiamo diverse. Detto tutti, è no, stata arbitrata male la partita, cioè l'ha detto lui, non l'ho detto io. È stata arbitrata male la partita, perfetto, quindi anche quello fa parte della componente di come ha arbitrato la partita. Ma non, allora, ragazzi, ma non è giudicato un brutto arbitrato. Arriviamo, no, lui ha detto, arriviamo, tranquilli e comodi alla partita di domani. Parlando di arbitri, su episodi che ancora non sono risolti, no? Non abbiamo, ma sì, ma gli episodi non risolti sono stati altri quest'anno. Io non immagino cosa succederà domani. Ma chi è che ha tirato fuori Darmian Chiesa? Tu, io. Tu! No, in questa, allora, in questa confusione non capivo più niente. Cioè, quest'anno è successo di tutto in Serie A, tu vai a tirare un episodio su cui eravamo tutti d'accordo. Puglia Picena, quell'altro, Buttiglierese, non capivo più niente. Porta potenza Picena, nelle Marche, Sara di Puglia. Fatto il campionato. Come l'orso, Orsala. Non una partita, sapete il campionato. Vabbè, ma vedi, allora, la soggettività... È venuto l'assessore a portarmi la maglietta qui, in trasmissione. Che squadra hai giocato? Ma io questo percorso no, vabbè, lo sapevo, ma non lo conoscevo. Sì, no, campionati, comunque, campionati. Però stiamo perdendo di vista il partito di domani per fare allora, la carriera di... infatti, guarda, io voglio ritornare, perché la soggettività... Le 22.59. Ma voglio, abbiamo un De Laurentiis anche pazzesco, quindi dobbiamo veramente correre. E quindi a questo punto vi faccio sentire un Simone Inzaghi che inquadra la partita di domani dicendo che è sì, importante ma non decisiva. Ascoltiamoli. Importantissima ma non decisiva e poi hai sentito cosa ha detto invece Allegri? Sì. Non ti è sfuggito? No. Bravo. Ma come non mi è sfuggito, poi ascolteremo ancora altri Inzaghi, intanto qui dice importantissima ma non decisiva, mancano 4 mesi. Però dice che la Juve sta facendo un percorso straordinario, cioè secondo me questa grande differenza di qualità lui tende ad appiattirla, a ridurla, no? Tra l'Inter e la Juve, a metterle sullo stesso piano perché girano allo stesso perché la classifica è quella, cioè, non è che puoi dire, non puoi inventarsi una classifica, no? Però dovrebbe chiedersi come mai di Peruranica Inter è solo a un punto. Ma lui perché dice secondo che me l'iperuranica Inter doveva già essere in fuga. Ma ha vinto tutte le partite, partite che doveva vincere. Beh, con Sassuolo hai perso in casa col quindi doveva vincerle tutte. Non è mai successo nella storia. Vincere, sì. Pensa che la seconda volta, il secondo punteggio massimo della storia dell'Inter. 54, solo una volta ha fatto 57 nel 2006-7 con Mancini. Cioè, beh, Milan, vince tutte le partite. Milan di Capello, un anno, tanti anni fa, riuscì a non perdere neanche una, quindi sì, invincibili, gli invincibili. Ho capito, ma non erano però, i tre punti dal 94. Era più forte quello Milan lì. Quel Milan lì fece Tiziano lo ricorda spesso, prese 15 gol, ma ne fece 35. E l'Inter di quest'anno per dire ha già fatto 50 gol, cioè sono altri, è un altro tipo di partita. Sì, però è vero che vabbè, si giocavano anche meno. Ma l'Inter ha preso 10 gol tra l'altro, sono pochissimi. No, ma allora ha ragione, io qua mi sento di sposare quello che dice. Non è che siccome Chirico, la Juve fa tanti Tiziano. Punti, l'Inter allora ha il demerito di non aver staccato la seconda. Io non credo che ci sia un gap iperuranico tra le due squadre, ma credo per me il gap c'è.
No, secondo me c'è, c'è? A mio modo di vedere, sì, c'è ben chiaro. Poi dopo dico, dice sempre le stesse cose, è vero, c'ho una certa età. La differenza sostanziale, secondo me, è anche nei numeri. Voglio dire, gli attaccanti della squadra che ha segnato di più hanno segnato 28 gol, ma soprattutto i centrocampisti, 6 centrocampisti, hanno segnato 18 gol. Quindi, poi ci sono i difensori che hanno segnato 3 gol, eccetera. Quindi cosa vuol dire? Che vuol dire che non ha solo l'attacco, ma anche il centrocampo e i centrocampisti che vanno a bersaglio. Io, per esempio, allora, l'anno che ha vinto la Juve contro il Napoli di Sarri, il Napoli di Sarri fece 91 punti, il Napoli di Sarri. E perché quella grande Juventus non ha staccato di 20 punti il Napoli? Perché se uno fa 91 la seconda, la prima non stacca la seconda, ma non è demerito della prima, no, ma io non è volevo... merito della seconda. Guarda, sono una via di mezzo, io sono a metà. Sono d'accordo, io credo che non sia così, non ci sia questa voragine. Credo però che l'Inter, con la rosa più profonda, con un gioco più bello, perché sai, tu la palla non ce l'hanno gli avversari, ha fatto sei partite gol, in più, ha fatto, no? 6 partite in più, ha fatto 14 gol in più. Io voglio capire perché questo punto, con una partita da recuperare solo che c'è, se è dovuto alla tanta bravura di Allegri o a quelle 6 partite in più che ha fatto l'Inter, che hanno fiaccato, comunque hanno tolto energie, sono andati in Arabia, giochi sei partite. No, non sono abituati. Cioè, la prima volta che fanno sei partite. L'anno scorso ha fatto la finale di Champions. Beh, ti dà il vantaggio di non averle fatte a te, no? Cioè, quello è un vantaggio. Però, cioè, loro sono una squadra che fa ogni anno tutte le competizioni. Non capisco, quest'anno improvvisamente fanno sei partite in più ed è mamma mia, ci stiamo stancando. Il testa a testa può pesare, cioè, io invece penso che l'Inter, per com'è, con la Sassuolo non doveva perdere una partita, anche perché mi sembra che la stava vincendo, no? Sai chi l'ha decisa? Berardi, poi, che non doveva giocare, poi, Berardi doveva essere squalificato. Vabbè, dopo sentiamo le tue scuse. Errore certificato. Io dico che secondo me l'Inter con la Sassuolo non avrebbe giocato con l'Inter. Parla sopra. L'Inter con Sassuolo in casa, di fronte a 80.000 spettatori, tutto San Siro che grida Inter, non dovevi perdere con Sassuolo. Una sconfitta di attacchi a quella. Col Bologna non dovevi pareggiare. E l'iperuranica Inter non doveva farsi sbattere fuori dalla Coppa Italia di nuovo dal Bologna, il Bologna che pareggia in campionato, primo gol nato fa anche su Barella, no, Bologna che tra l'altro col Bologna vincevano 2-0, me la ricordo bene, 2-0 in campionato, primo tempo esisteva solo l'Inter, esatto, solo l'Inter, 20 minuti l'arbitro, che era una cosa che potevano farne 10 e ne fanno 2. Vero, no, ne fanno due. Vedi come sono oggettivo? Vedi come sono obiettivo? E ti ricordi che il VAR richiamò l'arbitro per fare il rigore? Poi però fanno un rigore netto, cintura di Lautaro. Cintura uguale come quella che con l'arbitro con dice, Lobotka. Cosa disse? L'arbitro ha visto tutto, niente. Infatti, fu richiamato dal VAR. Perché è ceccato. Chi era l'arbitro? Irrati? Sì, non mi ricordo. Forse era Irrati. Però fu richiamato dal VAR. Giustamente, perché è una cintura. Come voi dite che il VAR la stessa cintura poi che fanno con Lobotka. Perché lui cintura spesso Lautaro. Ma gliel'hanno dato, il VAR è intervenuto. Allora fanno 2-1 e poi rientrano nel secondo tempo. Uno dice, vabbè, adesso è uno spogliatoio, si ricaricano le pile. E invece chi entra più baldanzosa? San Siro, 80.000, Inter. 2-2, capisci? Invece lo stadio della Juve è solo la metà. Sì, ma la Juve in confronto a voi, che stai dicendo, cioè, per sminuire l'Inter parli di due partite che l'Inter non ha vinto, quante partite? Ma 30? Sono quelle. Tu metti 6 punti in più, adesso l'Inter aveva il distacco che dovrebbe, non l'ha fatto ancora mai in classifica, nessuno. Il distacco che dovrebbe avere una vista squadra la, che è la, così forte. Ok, è vero, quindi lui dice, dovresti avere 6 punti in più, e questi 6 punti sono demerito tuo, del tue allenatore. Due partite in casa che stai vincendo. La matematica però non è un'opinione. Due partite in casa che stai vincendo. Ma come fa avere 6 punti se ha pareggiato con Bologna? Ma voi manco la matematica, scusa, col Bologna ha fatto 1. Se ne faceva 3, quanti erano in più? 3 meno 1? 2. Comunque quindi sono 6 punti in più. Va bene, se erano 5 punti però. Ma tu stavi vincendo quella partita. Quella partita la stai vincendo 2-0. L'hai buttata. Ma scusa, ma non sei contento che l'Inter una volta nell'anno non ha vinto? No. Se no eri poi staccato. Anche col Sassuolo e ti fai recuperare e perdi. Sì, grazie a Berardi che non doveva giocare, ma certificato da Berardi doveva essere espulso nella partita precedente. Io ho parlato di un'ora per un fallo.
Bello, ha giocato e cerca la giustificazione. Ma gioca, dove ha giocato? Ma giocato. Ma abbiamo parlato di un'ora di non fallo. Scusa un attimo. Ma adesso quello che c'è, vostro onore, obiezione, scusami, obiezione. Visto che il signor Borrelli tira fuori sta cosa che Berardi non doveva giocare. Allora, cosa dovrei dire io? Che Berardi sul 2-2 a Sassuolo non viene espulso. 2-1. 2-1 ancora? 2-1 per il Sassuolo. Non per il Sassuolo, non viene espulso. No, e poi dopo Chiesa fa 2-2. Esatto. Quindi se fosse stato in 10 la Juve perdeva Sassuolo? Sì. Probabilmente no. Quindi però questo come è passato alla storia? Mi dici che Berardi non doveva giocare, perché il primo che deve lamentarsi di Berardi è l'espulso. Vittimismo! È passato alla storia come un episodio che ha penalizzato la Juve. Non analisi tecniche e tattiche. Vittimismo! Ma il vittimismo lo sta facendo lui da tutto l'anno. Vittimismo! Io porto dei dati. Ma guarda Tiziano, quello che chiama gli arbitri, il vittimismo lo stanno facendo loro. Andiamo in pubblicità perché stiamo solo all'inizio di questo vittimismo, perché poi se le dicono a distanza Inzaghi e Allegri, allora continuiamo su questa scia tra poco. Sei super, Chirico, ammettilo. Perché ti nascondi, giochi che in nascondino? Che classe, sei super. No, sono le classiche sviolinate che si fanno delle No, ma anche per dire che sei competitivo. Bravo, lui è bravissimo. No, lui è più bravo di me, ma ancora di più. No, ma lui veramente è fantastico. La Juve, una squadra fortissima. Ma l'altro gli ha dato del ladro, come? Cioè, quando... è una novità. Quando tu senti le conferenze stampa degli allenatori, dicono, quella squadra lì fa schifo. Quella squadra lì ce la mangiamo, quella squadra lì domani la trituriamo, li senti però, così? Però mai. Scusami Chirico, io lo ricordo alla fine della Supercoppa dire la mia Inter gioca bene da 2 anni e mezzo, il primo anno la società mi chiese, perché l'Inter si era indebolita, il quarto posto, ma dopo 3 mesi in cui giocavo bene ho dovuto accettare l'obiettivo scudetto, come dire, tu Chirico, tu Allegri, continui a macinare punti su punti, sei una super squadra, ma sto obiettivo scudetto non lo riconosci, come invece ho fatto io. Secondo me Inzaghi zitto, cheto, questo ha detto e questo voleva ribadire. Ecco. Mi aggiusto solo il microfono, no, perché la regia giustamente mi ha detto che era cascato. Quindi anche nel dire che è una super Juve, no, cerca però, di stanarti, però, cerca di farti assumere le tue responsabilità. No, ma non ero... Allora, è diversa la situazione. Cioè, loro vogliono scaricare sulla Juventus, come dire, la Juventus deve parlare di scudetto, no? Oh. Ma la Juventus è partita non per vincere lo scudetto. È partita. E anche noi qua, opinionisti, smentitemi se... Vi ricordate qualcos'altro? Avevamo detto spesso che la Juventus non sarebbe stata tra le favorite dello scudetto. Avevamo messo altre squadre. Vero, addirittura mettevamo anche il Milan davanti alla Juve. Napoli, ecco. 4 in corsa. E Allegri cos'è? Tiene fede a quel pensiero, ma non perché l'abbiamo detto noi, perché la stessa società gli ha detto tu quest'anno il tuo obiettivo è di portarci in Champions obbligatoriamente. Minimo. Obiettivo poi minimo. È andata poi meglio, è andato meglio. Allegri. Ma loro che hanno costruito uno squadrone, ma qual è l'obiettivo che deve avere? Se il primo a parlare di seconda stella, sono lui, Fusato e tutti gli ha riso tutti, quando vengono anche qua. Anche parlano solo di seconda stella, ce l'hanno nella testa. Come che ha detto, loro le stelle come le ha detto spesso, il direttore però, sportivo dell'Inter, cioè, non ci nascondiamo dietro al dito, sei a 53 punti dopo 21 partite e dici che l'obiettivo è la quinta. Però tu non capisci proprio i ragionamenti. Dai, dicendo, ma fa ridere quando parla Giuntoli con Allegri. Nel momento in cui ti trovi lì è chiaro che ci pensi, ma l'obiettivo vero dell'Inter dall'inizio della stagione è la seconda stella. L'obiettivo vero della Juve è entrare in Champions, se però viene qualcosa in più meglio. Sì, però se viene qualcosa in più, Giovanna, ti ha ricordato il primo anno di Inzaghi? Il primo anno di Inzaghi, l'ha ricordato Inzaghi, se ne erano andati Lukaku 113 milioni, Hakimi 70 milioni, Eriksen che si era fermato. Hanno fatto una squadra che aveva come obiettivo societario entrare in Champions, perché non gli potevano chiedere di più cambiando un po'. E allora? Oh. Quando però a gennaio l'Inter aveva fatto novembre, dicembre, gennaio, 3 mesi in cui aveva fatto bellissime partite, grandi vittorie, tutti, adesso... Tanto è vero che si è detto che era lo scudetto perso dell'Inter, no? Quello vinto dal Milan. Perché era arrivato in una... era prima in classifica. Certo, però di qua la Juve, anche chi si è sbagliato. Della Juve, tu Si sono fatti riprendere dal Milan, che era dietro. Sì, ma Marcello, ma qua anche chi si è sbagliato, che tu dici all'inizio dell'anno non metteva la Juve, oggi invece la Juve la mettono tutti. Tutti. Per forza, c'è stato un processo di crescita. Esatto. Per la rosa che ha la Juve, ti ripeto, la Juve in rosa c'ha 8 giocatori forti. Fagioli, a dare un contributo di grande qualità a questa squadra, che è diventata e può essere veramente l'alternativa all'Inter, che secondo me rimane la più forte. Però è cresciuta.
è cresciuta enormemente. Ma la Juventus, il dubbio allora, può essere di profondità di rosa, però non fai le coppe. Chesney è forte. Bremer e Danilo Chesney sono ha detto due che non hanno niente in più, la Juve non ha esatto, niente di più del ma i giocatori tutti, Bremer ha detto tutti, siamo alla Juventus, dobbiamo vincere lo scudetto, sì. Ma se li prendi tutti questi noi che abbiamo vogliono... Inter Juve a confronto le rose, diciamo, sì. Cioè le rose, pardon, le squadre, le squadre titolari. 11 contro 11 no. Le vogliono perché? No. Non ti piace. 11 contro 11 rispiamo. No. È bello l'11. No, allora, aspetta, facciamo una cosa, perché io ho tanti allora, eccolo qua. Ma si capisce che a destra non ci sono quattro ragazzotti che stanno Gatti, facendo Bremer, il miracolo Danilo. Dalla Next Gen. Queste le formazioni di domani? Questa è la formazione di domani. Sì, anche di domani. La formazione della Juve di domani è quella. È giusta, anche quella quindi gioca Rabiot al primo minuto, cambiato McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic. Gioca Ildiz, non Chiesa. Sì, perché Chiesa non è ancora disponibile al 100%. Sempre alle prese con questo dolore che sente, non sente, che riappare, scompare. Sai, alcune volte a livello psicologico ti viene paura. Non hai avuto un intervento. Il mismatch clamoroso c'è in Barella Cianoglu e McKennie Locatelli. Negli altri... Non c'è poi questa differenza. Gli altri, non è che non c'è questa differenza. Darmian Cambiaso, tanti sceglierebbero Cambiaso, Bastoni Danilo. Ma metti il centrocampo dell'Inter paragonato a quello della Juve, dai, obiettivamente. Però Darmian Cambiaso. Però quel centrocampo, Marcello, è stato costruito con Çalhanoğlu, che è stato preso al posto di Eriksen per fare la mezzala, l'Inter aveva Brozovic, e Inzaghi se l'è inventato regista. Sì, esatto. Mkhitaryan ha 33 anni, se ne va dalla Roma, è vero che Mourinho ha provato a trattenerlo. Mkhitaryan è forte. Ma era ritenuto un giocatore, lo potevi prendere anche tu. Ma chi lo riteneva? Chi lo riteneva? Chi? Non ho capito. Chi lo riteneva? Tu lo ritenevi forte, ma gli altri, no, l'Inter perché sono uno scemo. No. Io sono lo scemo che ritiene forte. Ma io sono d'accordo con te. E allora? Ma la Juve se voleva prendere Mkhitaryan, sai come ha fatto con Vlahovic? L'Inter ha offerto 50 alla Fiorentina. La Juve 90 è andato alla Juve. Alcaraz, l'Inter lo voleva 2 anni fa, il giovane che è andato adesso alla Juventus. Il Southampton ha offerto 15, l'Inter ha detto a 15 non possiamo arrivare. 2 anni dopo va alla Juventus. Bremer, l'Inter l'aveva preso, ha messo in line sulla carità, è arrivata alla Juventus, ha offerto il doppio e l'ha preso. Non l'ha comprato la Juve. Non l'ha comprato, ma sto dicendo che la Juve è fatta di giocatori che erano obiettivi dell'Inter, a partire da Thiago Giallo, Bremer, Kostic, Vlahovic, Cambiaso stesso. Tutti obiettivi. L'Inter invece ha fatto i salti mortali per equilibrare con le cessioni. Sì, salti mortali. Acerbi è venuto al posto di Bremer e la Lazio l'ha mandato via. Era pure contestazione con i tifosi a 33 anni, 35 adesso. Allora, poi alcuni sono stati pagati, però anche quindi con soldi quindi tu mi stai incassati. Dicendo che no, a parte il centrocampo, Sommero Nana, fenomeni, vogliamo parlare della storia. Non c'è poi questa differenza. Marianna. Scusa, l'ultima Giovanna. Lautaro, Turam, costati di cartellino 25. Vlahovic, Chiesa, costati di cartellino allora 150. Non ci sono dei meriti qui? Dei meriti. E allora? No, certo. Allora. Però sto dicendo la Juve non sono quattro ragazzotti presi dalla Next Gen, sono stati strapagati. Ma Turan l'hai preso a parametro zero. La Juve lo poteva prendere, la Juve ha il primo monte ingaggi, il primo fatturato, l'allenatore più pagato e però deve arrivare quarta. È una roba assurda. L'abbiamo spiegato però. Ma quando l'Inter ha preso Conte, l'Inter veniva da un quarto posto, sai cosa gli dicevano a Conte? Ma l'Inter ha preso Conte per non vincere? E che l'ha preso a fare? Poteva rimanere Spalletti? Conte non va in un posto per non vincere. Esatto, e allora Allegri perché non è andato con Marotta che aveva lo squadrone creato da anni per vincere? Invece è andato alla Juve. Come mai? Perché la sua comfort zone. Ma perché c'era un rapporto che si era creato. Quindi sapeva che non avrebbe vinto niente per 3 anni. Perché tu non te ne vai a media se ti metti stai qua? Perché se perché ti sono affezionato a te, sono legato a... Allora, Marianna, cosa ne pensi di questa... Allora, sinceramente, vabbè... Questo ovvio confronto che... perpetuo. No, vabbè, ovvio che pesa comunque il fatto che da una parte non ci siano altre competizioni da giocare, dall'altra invece sì, però in realtà se sei forte puoi tranquillamente giocare in più competizioni, questo è evidente, altrimenti non saresti primo in classifica. Per quel che riguarda la formazione o comunque l'ipotetica formazione, io non è che noto questo grande divario in difesa, comunque secondo me sono, anzi forse in difesa è favorita la Juventus, onestamente. Centrocampo. Compreso il portiere? Difesa compreso il portiere? No, un portiere no. Preferisci portiere, Sommer? Sì, preferisco Sommer sinceramente rispetto a Chesney. Comunque si equivalgono, sì, poi può essere una preferenza. Sì, cioè, non c'è quel divario che tu hai Meniane. No, quindi sinceramente lo ci dico. Sta, ma ci sta, Mario, ci sta. Poi come attacco secondo me sono... Beh, il centrocampo
dico che è un po' più forte, è più attrezzato, è più attrezzato l'Inter. Di Marco, sì, però la carta, allora, secondo me la carta vincente, comunque l'altro sta facendo delle stagioni ottime. Sì, però Barella è calato rispetto all'anno scorso. Barella non ha le stesse prestazioni dell'anno scorso, è meno individualista, europei. Sì, però è meno individualista, comunque segna anche di meno. Secondo me Barella un po' è calato. E l'attacco si equivale, questo, ma rende di più quello dell'Inter, sì, perché ha un centrocampo, come, esatto, diceva però Tiziano. Secondo me la pedina vincente, che è quella forse anche evidente, è il fatto che l'Inter abbia una panchina veramente lunga. Tante volte subentra il panchinaro, tra virgolette, e gioca meglio del titolare, perché vedi, tante volte abbiamo visto questa differenza. Frattesi, vedi. Sì, perché là davanti no, vedi, c'è Arnautovic. Sì. No, Arnautovic no, ci sono Sanchez, le eccezioni, no, ovviamente. Ma Frattesi sì. Frattesi sicuramente. Quindi la carta vincente dell'Inter è il fatto che abbia veramente una vasta scelta all'interno della propria panchina. La Juventus questa scelta non ce l'ha. Ma la Juventus adesso deve dire ancora che è quarta, che arriva, cioè ha ragione ma Allegri a continuare. Secondo me può veramente vincere lo scudetto. Certo che lo può vincere. Ma secondo voi, cioè, Allegri lo pensa ma non lo dice? Ma certo che lo pensa, è scaramantico. Allegri è uno scaramantico. E anche sempre di tutela della sua... Ma il primo anno di Inzaghi, no, quando l'Inter vince 1-0 con il rigore di Çalhanoğlu a Torino, Allegri dopo dice quella era una partita che ci poteva rimettere in corsa per lo scudetto. Dopo. Ma anche adesso ha iniziato a dire possiamo rendere possibile l'impossibile. Dobbiamo... Poi c'è stata la frenata di Empoli, ha ripreso in loop. Quella frenata lì e la vittoria dell'Inter con la Fiorentina, che forse non si aspettava, lì gli ha ridato quella cautela, no? Quel freno a mano tirato Gianbruno, poi Crudeli, poi continuiamo con Inzaghi. Io provo a fare un conto mentale vedendo la grafica che la redazione ha preparato. Sinceramente faccio un 8-3. Per me non c'è partita nei singoli presi così Inter contro Juventus, perché a centrocampo prendo solo Rabiot, per esempio della Juve, mi prendo Bremer in difesa, io preferisco Szczęsny a Sommer rispetto a quello che dice Marianna, che in questo caso non condivido, ma comunque spesso condivido, e anche in attacco Ildiz è molto bravo, ma è ancora acerbo da poterlo mettere, certo, accanto, sì, a un Turam che sta facendo una spalla straordinaria Chiesa, di Lautaro. Lì può esserci Chiesa. La defezione, esatto, ecco, la defezione di Chiesa è veramente importante. La Chiesa comunque non ti gioca 90 minuti, quindi Chiesa potrebbe essere invece la carta vincente da mettere a partita in corso. Tiziano, qua vediamo soprattutto il centrocampo dell'Inter, che ha ragione Marcello, io lo metto addirittura nei top 3 d'Europa, c'è tutto il centrocampo dell'Inter. Siamo d'accordo. Con Frattesi in panchina. Su questo siamo d'accordo, però dico la valorizzazione dell'allenatore che gli dà un gioco che ormai è il terzo anno che vediamo, poi l'anno scorso ci sono stati mille alti e bassi in campionato, ma il fatto che l'Inter giochi in un certo modo non è che perché fai la somma di quei giocatori. Di Marco con Conte era andato in prestito perché non era da Inter, secondo, ecco, vale, quanto anche è certo quando, perché noi elogiamo tanto Allegri e fortemente, poco tu dici, poco Inzaghi, no? Il lavoro di Inzaghi quanto ha reso ancora più bravi quella materia prima, no? più efficace quella gran materia prima che è a centrocampo, il fatto che giochi la palla, cioè l'Inter gioca non di rimessa, gioca e sedia e concretizza, una manovra corale che porta alla segnatura sia i centrocampisti che le punte, che i difensori. Hanno veramente dei centrocampisti bravissimi a chiudere, a contenere e a proporsi davanti, l'ho detto e lo ridico. E quella è l'arma vincente. Quindi di conseguenza là davanti poi hanno due giocatori, due punti, di due titolari che hanno segnato 27 gol, e quindi di conseguenza numericamente i gol, la traduzione di un gioco, di un manovra, si esprime nel numero dei gol e delle reti che realizzi nel corso del campionato. Comunque se posso solo dire una cosa, questa secondo me sarà la partita invece degli allenatori, non bisogna tanto guardare le squadre e tutto quanto, perché la mente comunque è quella che ti muove anche il braccio, c'è da dire. Come e secondo me questa sfida sarà una sfida veramente apertissima, ma tra due persone, cioè tra gli allenatori, perché ci sarà un gioco di strategia, cioè tu puoi avere veramente Messi e Ronaldo insieme, però devi anche saper amalgamare il gioco e devo dire e che devi giocare anche di strategia. Allegri ha una strategia, Inzaghi ne ha un'altra, domani vincerà la strategia migliore, tra l'altro quella di Allegri è spesso e volentieri far giocare male l'avversario, specie certo, se questo avversario è blasonato ed giocando è abituato male, certo, metti in difficoltà, certo, è una dote, attenzione. Chirico ha ribadito per l'ennesima volta che l'obiettivo è la Champions, ma ci sta, lui dice l'obiettivo mi hanno chiesto la Champions, poi se porto lo scudetto, certo, un sogno a cui crede, no? Anche lui. Io penso che i primi a crederci siano quelli dello spogliatoio. I giocatori non giocano per andare lì a fare l'amichevole domani.
per andare a giocarsi il quarto posto, ormai sei secondo, quindi penso che ormai la Champions sia una cosa che hai incassato. Sì, cioè, perché quarto ci arrivi di sicuro, male che vada, quarto ci dovresti arrivare di sicuro. Quindi i giocatori domani vanno per riscattare il pareggio di Empoli. Ecco, questo è importante, che è stato loro a livello mentale domani abbiano digerito quella semisconfitta, perché è una semisconfitta, e che siano focalizzati soltanto sulla partita di domani sera. Se faranno questo, secondo me la Juve non perde. Ma io non capisco se a questo punto la cautela di Allegri la usi per tutelare se stesso, perché se la squadra esce allo scoperto tutta nel dire non abbiamo più niente in più i giocatori loro, però lo dicono, non dobbiamo invidiare, però quando li intervistano i giocatori lo dicono, appunto. Allora io dico, Allegri tutela se stesso, no, perché qualcuno dice questa cautela tutela il gruppo, tiene saldo, ma no. Se il gruppo parla di scudetto, ma no, apertamente, ma Allegri non è che para se stesso da un eventuale raggiungimento dell'obiettivo, visto che Allegri è l'esperienza, è l'esperienza. Vabbè, furbo, perché Inzaghi che non pesce così, l'abbiamo detto due anni fa, come andò a finire, mica qualcuno ha detto però sono partiti per arrivare ai quarti, no, invece Allegri lo ripete come un mantra, non perché è cambiato l'obiettivo della Juve, il quarto posto è l'unica cosa che conta, è sempre vincere l'unica cosa. Però ripetendolo, all'ultima giornata, il 26 maggio, se la Juve sarà seconda, nessuno si sarà dimenticato, perché te lo ripete come un mantra, e lo ripete anche il direttore generale, che il loro obiettivo è il quarto posto. Anzi, addirittura adesso io sento che se la Juve arriva seconda ha fatto il miracolo. Pensa come sono stati bravi a come la goccia ha scavato la lapide e tutti in Italia hanno scavato la lapide. Non la roccia. La roccia. Vabbè, lapide era in latino. Vabbè, perché vuole ammazzare il campionato domani, Vincenzo. Tutta bravo. Vabbè, domani vince lo ammazza. Se domani vince lo ammazza, che vanno in fuga. La goccia che scava la lapide. La lapide era in latino. È vero, perché io se ho saputo la roccia, tu hai variato qualcosa. Latino lapide, però. Bello, Borrelli, sai che io sono una grande estimatrice. Proprio profonde, cosa gli vuoi dire a un aulico del genere? Non lo può dire in onda, Marcello, cosa gli vuole dire? Quello è vabbè, ma dai, ha esperienza, Allegri ha esperienza, oggi l'ha riconosciuto anche Inzaghi. Ma non ce l'hai tu. quando gli dicono decisiva? Decisiva, l'abbiamo sentito, eri distratto. No, lui a un certo punto fa la battuta. Allora, ascoltiamo questa su Inter favorita per lo scudetto. Vediamo se la battuta c'è in questo passaggio. Vediamo un po', se no ce la dici tu. Noi abbiamo grande rispetto dell'Inter, perché l'Inter, come ripeto, come dico e come ho detto tante volte, l'Inter è la squadra più forte del campionato, la squadra favorita per vincere lo scudetto. Questo credo che sia una cosa chiara a tutti. Ma no, lui a un certo punto. No. Foschini, non so se prima. Ce l'hai, probabilmente non ce l'hai. Ma c'è un passaggio in cui gli dicono: è decisiva? E lui dice: ma quanto mi fa incavolare sta roba del decisivo? Ma per forza una partita non si va mica a perdere. Quindi le partite sono tutte. Mi fa arrabbiare quando dicono che non è importante. Sono tutte importanti perché non si va mica a perdere noi in campo. Quindi questo mi fa pensare che lui domani non va assolutamente a fare l'esibizione. Certo, anche se dice stadio bellissimo, partita bellissima, ci divertiremo. Va per farla la partita. Ma tu dici quando gli hanno chiesto Allegri, non avete niente Allegri da perdere. È quello che ha fatto di tutto per non sbilanciarsi e prendere il punticino a Bergamo con la Juve in estrema difficoltà. Quindi è un calcolatore nato. Però ha calcolato anche, io credo che sia, aveva ragione Chirico, talmente importante per lui e ci crede al testa a testa con l'Inter, che ha lasciato fuori Ildiz e che al limite è, ma Danilo, no? Danilo. Ma Danilo perché l'ha diffidato. Sì, io però dico che lì lui ha fatto da lui, anche se... Uno non è che voglia fare il detrattore di Allegri a tutti i costi, però per me con l'Empoli ha fatto degli errori proprio strategici, tattici, nel momento in cui stai vincendo, perché quella partita era stata molto difficile, no? Nel momento in cui sei andato in inferiorità numerica. No, sei nel riuscito... momento in cui sei andato in vantaggio più che altro, perché lì non hai saputo. No, stavo mantenere. Dicendo che da sì, quel no, momento no, ma... sì, era anche sotto di una reazione. Poi ha fatto gol, nel momento in cui fai gol tu devi cambiare qualcosa. Certo, infatti lì è stato l'errore. Allora, sapete che cosa facciamo? Per chiudere, perché abbiamo un De Laurentiis furioso che vi voglio far ascoltare. Giro di banchi per un pronostico, dai. Dai, sbilanciatevi, su, ma che sia. Tanto l'hanno detto tutti che siamo ancora a metà campionato. Ma fa così, poi dice ad Allegri, Allegri non si scopre, mai. E lui guarda. Che c'entra? L'obiettivo è una cosa, la partita secca. Dillo che domani vince
partita secchio. Sicuramente l'Inter, coraggio non farà, di scoprirti. Sicuramente l'Inter non farà il secondo tempo dell'andata quando alla fine di novembre. Però un pronostico secco. Dai, un pronostico mai. Che poi dobbiamo ascoltare X2. Non lo so, io pronostici sull'Inter il giorno prima, cioè una partita ma così decisiva. Ma 1x2, se dovessi andare al bar o alla ricevitoria, cosa metti? Ma noi facciamo sempre i pronostici di tutte le 9 partite. Per noi la Serie A ha 9 partite quando facciamo i pronostici. Avanti. Sì, perché la partita X o 2, 1x o 2. Capito, non lo so lascialo perdere. Vediamo dopo. Questo è interessante. Mamma mia, sei noioso, madonna. Ma dilla tu il pronostico. Di 5-0 per la Juve. Un pronostico di 1x2. E tu dici 5-0 per la Juve, io no. Non dico 2-0 per la Juve. Dica, ma cosa sai cosa dico io? Dico, tu vuoi dire che la Juve vince 3-0? Quando arriva il mio turno io dico, tu adesso di il tuo. Sì, dopo te lo dico. Adesso ti dico. Adesso ti dico che siccome Inzaghi con tanti allenatori ha lo scontro in vantaggio, anche di questo si parlava oggi in conferenza, per esempio con Allegri ha su 9 partite, se consideriamo il 90esimo, perché poi ha vinto ai supplementari una Supercoppa e una Coppa Italia, sono 2 vittorie per parte e 5 pareggi. Qui è molto al 90esimo. Molto bilanciata. Molto bilanciata. Quindi domani, secondo me, io mi aspetto un Inter che parta forte, aggressiva. La cabala in una No, allora, guarda che la cabala è più il pronostico che da maghi, mentre la storia è un'analisi. È un'altra cosa, quindi partita equilibrata. Come va a finire? Ti ferma uno per strada. Signor Borrelli, ma è imprevedibile la partita. Come finisce? Vinciamo domani. Tu cosa gli dici? No, perché allora due volte no, ma sul pronostico, vabbè, ragazzi, non è che conta. Niente, non ce la facciamo, Giovanni. Però ma dillo tu, ma perché c'è della scaramanzia qui sotto. Ma dillo tu, qua c'è della scaramanzia barra paura qui sotto. Non inquadratelo più, tanto lo dice. No, ma io non sono scaramantico, io non sono scaramantico. Ma ci sta, ci sta. Non è mai stato scaramantico. Vabbè, però ci può anche stare. Bisogna essere scaramantici, ci porta male, dicevo. Certo. E chiesto un pronostico, ha fatto una preparazione. Non è vero. È stato più il tempo che dice lui. A mio modo di vedere, sulla carta l'Inter rimane favorita. Però attenzione, io credo che le ripartenze, considerato le condizioni di forma di certi giocatori, le ripartenze di Vlahovic e Yıldız possono essere molto, molto, molto insidiose. Quindi sulla carta dovrebbe vincere l'Inter, ma non sei sicuro. Secondo il mio punto di vista è favorita l'Inter. Però attenzione perché Vlahovic e Yıldız stanno crescendo e nelle ripartenze possono essere adesso digli, no, devi dire solo il risultato, diglielo. No, io dico quello che voglio, bravo. Non mi faccio condizionare. Hai ragione. Chirico, intanto è già finito. Hai parlato più tu prima. Dai, io invece ti dimostro che se mi chiedimi. Chirico, il tuo problema. Pronostico per gara di domani. X. Eccolo. Pareggione. Marianna Montagnino. 2-1 Inter. 2-1 Inter. Prego. Marianna si sbilancia. Il Sornione Gianbrutto. Sornione, ma Gianbrutto. Non dite con che fa rima Sornione. Che mi hai detto che... Da un po' di tempo a questa parte sbaglio ripetutamente i pronostici. Li sbagli sempre? Ripetutamente. Quindi ti dico che vince quello l'Inter. Quello che dici è il contrario. Vince l'Inter. Allora, perfetto. Si è fatto scoprire sull'episodio Darmian Chiesa. Ti fa Juve. Ti fa Juve. Pronostici. Tu hai detto che sbagli i pronostici in questo momento e quindi dico Inter. Quindi dimostri l'antipatia in ma questo il fallo momento di Darmian non era un pronostico ma scusa ma è un ragionamento molto facile ma lui non ha detto che si augura di sbagliare i pronostici, lui ha detto che li sta sbagliando e quindi dice dimostra l'antipatia no perché non ha detto non avrei motivo di essere antipatico, però l'ha detto con fare sornione, ha detto sbaglia i pronostici e quindi vince l'Inter. Sbaglia i pronostici, ma se deve dare un pronostico il suo pronostico è quello, perché ti direi il mio pronostico ci ho pensato. La decide un francese nerazzurro. Quindi vince l'Inter. Vince l'Inter. Chi è il francese nerazzurro? Sono due. Uno in attacco e uno in difesa. Pavard. Cioè Pavard e Turan. Cioè dopo un'ora di trasmissione su questa domanda finalmente è arrivato a dirci che è quello che ha sempre pensato, che la vince l'Inter, però non ce lo voleva dire. Ma anche tu la pensi che il 26 maggio... Rifammi la domanda a Don Giovanna. Don Giovanna, chi vince la domanda? Il pronostico. E chi vince lo scudetto? Chi vince lo scudetto? X. Ma domani chi vince lo scudetto? L'Inter. Ok, questo è il pronostico di Gianbruno. Di Chirico. Non quello che si augura, perché si augura sia il contrario. Ma come fai a confondermi con Gianbruno? Quello ha i capelli, io no. Cioè, non so, come fai?
Quello è stato però, bene, tu però aspetta, io ho visto una foto di Marcello di un vero. Po' di anni fa in cui aveva una folta chioma. Vero? È vero, è vero, è vero. Esiste. Ma è bello anche così. Ma sarà taroccata pure quella. A casa dei ricordi tuoi non ce l'hai? No, nel senso con i capelli. No, 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 è vero, è vero. Ma perché secondo te sono nato così? No, ma è vero, è vero. Ma non me l'hai mai fatta vedere. Era anche un bel ragazzo, l'ho visto.